amo molto viaggiare perché viaggiare permette di imparare, di conoscere, di scoprire nuove realtà. Da un po' di giorni mi trovo a Genova e al momento sono in questa magnifica location di Corso Italia, questa strada immensa, questo vialone immenso che costeggia il lungomare che si snoda per circa 2-3 chilometri. Beh, vedete alle mie spalle questa meraviglia, numerosi stabilimenti balneari allineati uno in serie, uno dopo l'altro, e parimenti tantissimi ristoranti, bar, strutture ricettive. Il mio pensiero va a Taranto, va alla litoranea di Taranto. Guardate com'è deserta, com'è abbandonata. Un po' di vita d'estate e poi la desertificazione completa, ma anche d'estate non si può affatto parlare di realtà balneari, realtà turistiche vere e proprie. E allora occorrerebbe davvero un'azione coesa tra i comuni, ecco, l'unione dei comuni delle terre del mare. Penso al comune di Taranto che ha le isole amministrative lì, penso a Leporano, penso a Pulsano, penso a Lizzano, Maruggio e così via. Davvero fare fronte comune, perché quando parliamo di mare, di Taranto, non si intende solo Taranto città, ma tutti i comuni appunto dell'area ionica. E penso che ci sono alcuni comuni che hanno avuto la bandiera blu. Penso per ultimo a Leporano, ed è una cosa bellissima, una cosa di pregio. Però questo non basta, occorre infrastrutturare il territorio, occorre creare davvero quell'humus, quei presupposti per far sì che le attività commerciali possano prendere piede, come hanno preso piede qui. E la responsabile di questa assenza di strutture turistiche nell'area ionica, Taranto e comuni, chiaramente è la politica. La politica è la responsabile. Chi ha amministrato finora sono i responsabili. Prendiamo esempio da Genova, credetemi, mi fa una rabbia immensa vedere questo lungomare. Da un lato piacere, dall'altro una rabbia immensa vedere questo lungomare fantastico, e poi penso alla mia litoranea, alla nostra litoranea, alla litoranea dei tarantini e ovviamente degli abitanti della provincia di Taranto, che vivono una realtà misera. Abbiamo le risorse enormi per invertire la rotta. Uniamoci, a partire dai sindaci, che dialoghino tra loro e che si superino certe rivalità. Un'azione coesa per Taranto, davvero terra del mare.